Anche Flavio ti è stato vicino nei momenti difficili. Sì, assolutamente. Ma tu sei stata molto brava. Sono forse stata più vicino io a lui nei momenti difficili che lui a me nei momenti difficili. Beh, forse l'amore vostro è proprio nato in un momento difficile suo, quando, almeno da quello che dice lui, lui dice insomma che poi il rapporto si è consolidato quando Flavio non è stato bene e tu ti sei... Ma sicuramente lui lì appiccicata a lui, non l'hai mai lasciato. Ma sicuramente lui ha visto una persona molto vicina a lui e la cosa l'ha sorpreso. Per me è stata una cosa più naturale del mondo, stare accanto ad una persona che in quel momento non sta bene e stai con quella persona. È il minimo che possa fare sostenere una persona. Stare con una persona significa anche... stare insieme e sostenersi nelle cose belle e nelle cose meno belle, in quello che la vita ti presenta, perché la vita è una ruota, ti presenta le cose belle e delle cose meno belle. Quindi per me era molto naturale fare quello, e lui all'epoca l'ha vista come una cosa forse strana, perché aveva frequentato delle persone che erano un po', forse posso dire il termine, troppo superficiali e non forse così tra virgolette normali, quindi per lui è stato strano, per me no. E lì è venuta fuori la vera Elisabetta, quella che sta accanto al proprio uomo e insieme cercano di superare le cose brutte che accadono. Così dovrebbe essere, insomma, sempre. Sai che è un peccato che sia finita? Se è finita. Io non lo so. Posso dire che c'è grandissimo rispetto, noi ci vogliamo molto molto bene, sono stati comunque 12 anni importanti. Lui te ne vuole tantissimo, hai fatto un viaggio in treno con lui da Milano a Roma, ma ha parlato solo di te. Vedi un po' tu. Perché poi quando si perdono le persone... Ti abbiamo anche chiamato. Sì, mi avete chiamato. Mi avete chiamato quel giorno. Ti vuole molto bene. Sì, lo so. E forse si è reso conto di quello che ha perso e quindi poi è un po' più difficile. in giro, insomma, c'è un po' di tutto. Perché no, è ritornato a frequentare... Ma dico che in giro c'è... Ma tu sei gelosa di lui? No, io dico che in giro ci sono sicuramente, è difficile trovare persone. È da ridere. No, persone a modo. Vedi, tu non sai mentire. Cioè, persone a modo. La bellezza tua è che tu vorresti mantenere una plomb con me, ma io che ti conosco bene. Che te devo mentre dire? Tu mi stai dicendo ste stupidate. C'è il circo io fuori. Io so benissimo quello che vorresti dire e quello che hai detto. No, io dico che fuori cioè, c'è. Vedi, conoscersi così tanto. C'è un po' di circo. C'è il circo fuori. E quindi, no? E beh, che te devo dire? Andiamo avanti. Vabbè, però è venuto caldo. Ci vi vedete insieme. Abbiamo un rapporto bellissimo, ma soprattutto per noi il centro di tutto è il nostro bambino. E questa è la cosa che è una cosa importante. Meravigliosa. E lo amiamo entrambi follemente. E sono felice di questo percorso perché non ha mai visto né la mamma né il papà litigare, non ha mai visto né la mamma né il papà con delle tensioni, quindi Nathan è un bambino sereno e grazie a Dio felice, che quando ti separi sicuramente non è così scontato. E quindi per noi il centro di tutto è lui e quindi tutto il resto viene dopo. E questa è la cosa più bella, sì. Elisabetta. Sì, sì, sì. Vabbè, Flavio è un uomo affascinante, simpatico... Secondo me, insomma, ripensaci un attimo, che poi in giro, come dici tu, lo vogliono tutte acchiappare. Vabbè. Allora, il 14 giugno del 2008 vi siete sposati. Abbiamo il filmato? C'ero anch'io. Ah, sì? Sì. Ma tu c'eri? C'ero. Eri sempre in foto con papà, lo sai? Con tuo papà, sì. Che è bellissimo il che tuo papà. Che ti diceva mio papà? Poi la dicevi che era un bell'uomo. Sì, non me lo ricordo bene il tuo papà. Adesso si è un po' invecchiato, per cui anche abbiamo lui. Una foto. Che abbiamo? No, adesso abbiamo una foto. Che foto? Vedo una foto con Flavio, adesso non vedo niente. Sometimes it lasts and loves, but sometimes
Athens Day. You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. È stato molto bello, sono stati 3 giorni di grande festa, ci siamo divertiti molto. Ci siamo divertiti tanto, è stato molto molto bello. È stato un matrimonio d'amore, Elisabetta, questo. Ma sai, io ho sempre voluto molto bene a Flavio. Posso dire una cosa che forse però sono ti stata sei una, commossa vedendo questa immagine. Sono stata forse una delle poche donne che è sempre stata accanto a Flavio e che gli ha realmente voluto bene. E lui lo ha capito dopo, questo lo penso lo sa. Anch'io. Nei momenti belli, nei momenti brutti, quindi è per quello. Quindi, e poi soprattutto da questa storia che è durata quasi 13 anni, 12 anni e mezzo, è nato un bellissimo bambino, quindi che è identico a lui, identico è l'unico lui. Bambino che insomma è uguale al papà, cioè forse il mio nasino, ma è uguale, somiglia molto. Caratterialmente Nathan è molto molto che è dolce. La vostra vita, questo è importante, è voi continuate dolce, a volervi Nathan. Bene. Sì. Tu sai che io spesse volte dico che ci sono degli amori unici, io penso che magari gli amori possono cambiare, però che poi nella vita di ognuno di noi ci sia quello che è l'amore unico e secondo me può modificare. Però il rapporto tuo che hai con il tuo ex marito penso che possa durare all'infinito. Sì, ma e questa ti ripeto, è la cosa più importante ed è bello da parte vostra. Assolutamente sì, avendo un bambino comunque io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. Quindi... C'è un altro filmato, vediamo. Assomigliami adesso, cucciolo appena arrivato, assomigliami al mondo. Ti dia un grande benvenuto. Somigliami adesso, sotto un cielo agitato, su queste calde mie mani, ancora sporche di gelato. Somigliami adesso, che sono grande da poco. Guardo ancora con gli occhi di chi si aspetta un po' di tutto. Assomigliami adesso e sarà fresca l'estate e con l'estate vedrai i colori e che bellezza al mare. Lui è la cosa più bella che ho fatto nella mia vita. La parte migliore di me, lo dico sempre. È difficile fare la mamma, perché poi non te lo insegna nessuno. Hai sempre paura di sbagliare. Devi sempre stare attenta a non dare troppo, perché magari lo puoi viziare, a non dare troppo poco, perché poi, insomma, devi sempre cercare di trovare un equilibrio, no? Io con lui ci passo tanto tempo, facciamo tante cose insieme, perché io poi mi piace molto giocare con lui, sono un po' maschiaccio, un po' bambina, sono più bambina di lui. Ieri eravamo alle giostre, urlavo come una pazza, ci siamo divertiti un sacco. È il mio maschietto di casa, è la mia vita. Il papà lo vizia? Il papà lo vizia di più rispetto a me, sì. Il papà è quello sempre dei sì, ovviamente. Ma in fondo le vostre discussioni poi erano sì, sempre sì, un po' sì, io li dico ancora per questa mi cosa. Mi ricordo per sì. Il nome. Sì, sì, per il nome abbiamo sempre litigato. Ancora e adesso? Tuttora io lui lo chiamo Nathan lo e lui lo chiama Falco. Il bambino ha capito di avere due nomi e... Non siete riusciti. Non ci siamo messi d'accordo neanche col nome, già da lì dovevo capire tutto. Avrei dovuto capire. Quindi il bambino ha 8 anni e si chiama Nathan Falco. Questo l'abbiamo capito. Io lo chiamo Nathan.